piazza in Italia dorme ancora. Mario Benussi, sesta alla Barcolana. È un risultato particolare perché è meglio sesto che secondi. No, devo dire. Come Zendà? Zendà che non c'era vento e quindi non riuscivamo a partire, la barca partiva, poi il vento, come riuscivamo a crearci la parente, però poi crollava e quindi condizioni molto particolari, perché ha vinto una barca che era neanche considerata la Visiglia, per cui bravi ai secondi, bravi ai terzi, bravi ai quarti, anche ai quinti, che devo e dire. Anche ai sesti. I sesti hanno fatto il loro meglio, devo dire, però diciamo sotto le aspettative, per cui va bene così, perché questo fa crescere la Barcolana, quindi non è un risultato scontato. E se posso dire, vuol dire che le vittorie precedenti hanno un valore maggiore, perché non essendo scontato il risultato, quello che abbiamo fatto nei 3 anni passati va ricordato come una grande impresa. Si è chiuso un ciclo e questo, devo dire, mi fa piacere, perché dopo tutte le polemiche che ci sono state da un anno e mezzo a questa parte, mi danno un nuovo vigore per una nuova carica per la sfida del prossimo anno, che poi non sarà solo Barcolana, visto che il nostro era un progetto all'anno zero. Noi non dovevamo essere qua con questa barca, che siamo riusciti a provare 2 giorni prima della Barcolana, però vabbè, dai, fa parte dello sport, le vittorie ti rendono orgoglioso, ma le sconfitte ti rendono forte, e per cui va ben così. Cioè, ovviamente sono dispiaciuto di non essere potuto almeno salire sul podio, però dai, guarda, a me fa un enorme piacere che la regata non sia stata così scontata come davano alla vigilia. La 51esima è stata quella delle sorprese. Beh, vabbè, va benissimo così, perché noi abbiamo incrociato in prima boa, penso che eravamo 12esimi, 13esimi, abbiamo incrociato delle barche molto più piccole e meno performanti di noi, quindi vuol dire che sono stati più capaci nella scelta del vento. Vero è che però non posso dire nulla al mio equipaggio, che è stato come sempre esemplare, noi abbiamo fatto tutto al massimo, però non potevamo essere in tutte le parti del campo di regata. Sono arrivati con un vento da dietro, sono riusciti a scavalcarci, poi noi ci siamo ripresi nell'ultimo lato, ma insomma almeno ci togliamo la soddisfazione di aver portato a casa il risultato di categoria, che contro gli altri maxi ci ha permesso di, insomma, quello che dovevamo, i nostri avversari li abbiamo battuti, gli altri erano avversari che non potevamo controllare e non potevamo far nulla per stare davanti
a una barca di 40 piedi o a Maxi Iena che è andato via come un missile. Com'è stata la partenza che abbiamo visto? Che lui è partito molto molto veloce rispetto a... Ma rispetto a tutti ti dirò, cioè quasi inspiegabile la velocità che sono riusciti a sviluppare, perché una barca sì molto leggera che con poco vento ha delle buone qualità, però di bolina non è mai stata così competitiva. Di fatto non riuscivamo a tenere il suo angolo, cioè lui è riuscito a partirci sotto, noi andavamo un nodo, lui penso andava a 5, almeno 5, e poi ha tenuto questa velocità per tutto il lato, tutto il primo lato, addirittura è riuscito a scodellare in un modo, ha preso la sua raffica personale, il suo vento privato, è riuscito ad andare a vincere, bravi. Tuo fratello Gabriele non ha vissuto tutta la, diciamo, la settimana, però penso che ti abbia dato un ottimo supporto a bordo. Sì, Gabriele è sempre una pedina di grande valore, sono contento che sono riuscito a far collaborare in modo estremamente positivo Gabriele, Alberto e Rufo, e devo dire che questo equipaggio nel futuro avrà grandi soddisfazioni, perché come ho detto prima il nostro progetto è all'anno zero, il prossimo anno staremo di nuovo qua con questa barca modificata, migliorata, dopo Venezia andiamo subito in cantiere, per cui il prossimo anno ci riproviamo. Allora intanto ci vediamo a Venezia e ci vediamo poi anche l'anno prossimo. A Venezia è un gran piacere, anche l'anno prossimo. Grazie Furio. Grazie a voi, ciao.